trasmettiamo il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno. Ben ritrovati ancora una volta con la rubrica Le Sacre Scritture e come di consueto con noi, oggi in collegamento telefonico, il pastore avventista Giovanni Leonardi. Buongiorno Giovanni, ben ritrovato. Buongiorno, un abbraccio a tutti. Grazie. Allora, continuiamo a parlare e soprattutto a meditare, a riflettere sul valore della preghiera, soprattutto sul valore della preghiera che Gesù ci ha presentato e che ha presentato ai suoi discepoli come un modello, no? Un modello di preghiera. E a te la parola, Giovanni. Sì, forse siamo costretti a rifare un po' riassunto, almeno una sintesi di quello che abbiamo visto. E forse la cosa più semplice è quella di leggerlo, però facendo un cenno alle parole precedenti di Gesù. Noi stiamo leggendo il Padre Nostro, così come ricordato al capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Gesù sta parlando alla folla e ai suoi discepoli, e su un monte, il sermone sul monte, e dà delle istruzioni sul senso della vita cristiana. Il sermone sul monte è un po' la carta magna, la costituzione, possiamo dire, la legge fondamentale della fede cristiana, è la descrizione della prospettiva della vita, del modo di capire Dio, noi stessi, capire gli altri, il mondo, e soprattutto capire nella intenzione, nella prospettiva di stabilire un rapporto corretto, un rapporto veramente di pace, di amore, di armonia. E a un certo punto il Signore Gesù arriva a parlare anche del modo di pregare, del modo di stabilire un rapporto con Dio, e al verso 5 dice: quando pregate non siate come gli ipocriti. Quindi abbiate un atteggiamento sincero, onesto, non è uno show la preghiera. La preghiera è un aprire il cuore al nostro Padre Celeste. Essi, dice Gesù, amano pregare stanti in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico però che questo è l'unico premio che ne hanno, ecco, sto parafrasando un po'. Tu quando preghi entri nella tua cameretta, chiudi la porta, rivolgi al tuo Padre che vede nel segreto la tua preghiera, e il Padre tuo che vede nel segreto, perché il tuo è un Padre che ha gli occhi attenti su di te, e un Padre dirà dopo Gesù che conosce te ancora meglio di come ti conosci tu, che conosce quello che hai nel cuore ancora prima che tu te ne renda conto e che glielo dica. Questo Padre che è nel segreto, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Non usate poi troppe parole, ecco, andate, non hai bisogno di fare retorica con Dio, no? Vai direttamente a Lui. Sappi che Lui non è lì per essere convinto da te, è già il Papà che ti vuole bene e che ha già nel suo cuore un desiderio di bene per te. E poi indica le parole, ecco, delle parole che sono un modello, come dicevi tu, Daniela. Le parole sono queste: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo, e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Credo che eravamo arrivati a questo punto, se ricordo bene, Daniela, magari tu mi aiuti un poco. Sì, sì, al discorso dell'importanza, no, di questa quotidianità, no, della richiesta del cibo, e che non è solo per noi, cioè non solo personale, ma il nostro. Sì, ecco, noi abbiamo sottolineato nei due incontri precedenti di queste parole il fatto della, come dire, della percezione della grandezza di Dio, perché il nostro è e della sua bontà, la bontà dal fatto che è Padre nostro, e la sua grandezza dal fatto che è nei cieli, e noi abbiamo bisogno di percepire sia la sua bontà che la sua grandezza.
perché altrimenti il nostro rapporto sarebbe un rapporto falsato, un rapporto quasi inutile o disperato. E noi in Dio troviamo la forza di chi ci può aiutare, troviamo l'amore di chi ci vuole aiutare. E proprio perché sappiamo che Lui ci ama, anche noi impariamo ad amarlo. E la prima cosa di cui ci preoccupiamo non siamo noi stessi. Quando noi preghiamo, il primo oggetto della preghiera non siamo noi, ma è Lui. Come Lui pensa a noi in primo luogo, noi con lo stesso cuore pensiamo a Lui in primo luogo e desideriamo che il suo nome sia santificato, quindi che venga riconosciuto dagli altri, ma come un nome giusto. Ed io sento la mia responsabilità perché il nome di Dio sia rappresentato al meglio anche attraverso la mia vita. E mi preoccupo non solo che Dio risponda al mio bisogno personale, ma risponda al bisogno del mondo, perché Lui è padre di tutti. E allora io chiedo: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Che questo sia fatta la tua volontà non è solo un atto di rassegnazione, no? Come a volte vuol dire quando la usiamo noi, ma esprime la convinzione profonda che la volontà di Dio è la volontà migliore per tutti e che quindi dobbiamo accoglierla e viverla con fiducia. E poi, come tu giustamente dicevi ora, cioè, dacci però anche il pane quotidiano. Abbiamo bisogno, Signore, di nutrirci, e questo pane quotidiano diventa il simbolo dei bisogni primari della vita. Noi potremmo dire: Signore, dammi una camicia da mettermi addosso, dammi un lavoro, dammi la possibilità di vivere la mia vita, di badare ai miei cari, di rendermi utile in questo mondo. Non ti chiedo ville e yacht, ti chiedo il pane, ti chiedo l'essenziale, ti chiedo la vita. Ecco, forse anche questa preghiera che noi stiamo leggendo in un'ottica di scoperta di una prospettiva della vita, ecco, questa preghiera certo non ci invita all'accumulo del capitale, no? Non è una preghiera capitalista, non è una preghiera consumistica, è una preghiera essenzialistica, se mi posso permettere questo termine, no? Cioè, sii contento di avere la vita, Gesù dirà, ha già detto in altri testi del Sermone sul Monte, e il tuo corpo vale più del tuo vestito, no? Non badare, non cercare, non dannarti l'anima per quello che non serve effettivamente, ma chiedi a Dio con fiducia e Lui ti darà l'essenziale per la tua vita. Ecco, questo era il discorso che stavamo cercando di fare. Certo, ed ora veniamo alla parte più importante, nel senso più importante perché forse è quella più difficile da mettere in pratica. E prima di approfondire questo tema, magari leggiamo il testo, poi un brano musicale e poi ci immergiamo nel significato che Gesù vuole dare a queste sue parole, cioè quello che è contenuto al versetto 12 del capitolo 6 del libro di Matteo. Rimettici i nostri debiti, Padre, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome. E con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà.
e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò e per la tua bontà io resterò. Bellissimo brano dal titolo Mille ragioni, cantato da Davide Tatele e Sara Taccardi. È proprio una preghiera, un salmo. Ritorniamo a dialogare col pastore Giovanni Leonardi. Stiamo dialogando sul Padre Nostro e siamo arrivati proprio al versetto 12, dove c'è una parte cruciale del Padre Nostro che rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Allora Giovanni, cosa vuol dire rimettere? Cosa sono questi debiti? Beh, credo che tutti quanti i cristiani che conoscono il Padre Nostro sanno come la parola debito sia usata qui nel senso di peccato. Quando noi pecchiamo, noi, come dire, contraiamo un debito nei confronti della giustizia. Il peccato, che è la trasgressione della legge di Dio, e l'allontanamento dalla sua via, è un atteggiamento di orgoglio, di presunzione, di autosufficienza che poi porta all'egoismo e quindi anche alla violenza, allo sfruttamento degli altri, al disprezzo degli altri. Tutto questo ci pone in uno stato di manchevolezza, di rovina personale, ci mette nelle condizioni di dare un contributo al disastro del mondo. C'è una giustizia che chiede di, ecco, come dire, come se noi scavassimo delle buche mentre camminiamo con i nostri peccati. Ogni nostro peccato è un buco sulla strada, è un foro nelle pareti della nostra casa, della nostra vita, con il rischio che a poco tutto quanto ci crolli o che noi cadiamo dentro i baratri che costruiamo. Abbiamo bisogno di ripristinare, ecco, di pagare il debito, di ripristinare uno stato di normalità. Le buche debbono essere coperte, i fori debbono essere riempiti. Questo è il perdono di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio che ci rimetta in condizione di vivere. La nostra vita è fatta del pane quotidiano, ma è anche fatta di spiritualità, di giustizia, di ricerca del bene, di misericordia, di fiducia. Ecco, il peccato distrugge tutto questo. E da soli non siamo neppure capaci di rifare, di riaggiustare le cose. È più facile sfasciarle che aggiustarle le cose. È più facile distruggere la nostra vita che ripararla. Dobbiamo arrenderci alla nostra debolezza, ma non solo arrenderci per lasciare le cose come stanno, ma arrenderci per permettere a Dio di intervenire. Ecco, il perdono di Dio è uno dei primi interventi che Dio vuole fare nella nostra vita. Dio paga i nostri debiti verso la giustizia, verso il bene, verso l'onestà. Dio è disposto a perdonarci. Abbiamo bisogno di sentire la gravità di questo bisogno. Noi possiamo avere lo stomaco vuoto di pane, ma abbiamo anche un cuore che è vuoto di giustizia. Dio vuole riempirci lo stomaco, ma vuole riempirci anche il cuore. E noi come chiediamo per il pane,
non dobbiamo dimenticare di chiedere per il cuore, di chiedere per la vita. Però Gesù dice: Dio è disponibile, Dio vuole perdonarvi, Dio vuole riempire le buche della vostra vita, vi vuole dare una via sicura da percorrere, una, che possiate vivere con serenità, senza il rimorso del passato, senza l'angoscia della colpa. Dio lo vuole fare questo, ma se voi veramente volete che Dio sia colui che agisce nella vostra vita, allora dovete imparare a seguire l'esempio di Dio. Come chiedete a Dio di perdonarvi, così dovete perdonare agli altri, a quelli che hanno fatto del male verso di voi. Giovanni, e questa è, a volte sfortunatamente diventa quasi una preghiera di morte, perché noi che vogliamo il perdono di Dio non siamo molte volte disposti a perdonare di cuore agli altri. È vero. Per cui la preghiera diventa come se fosse qualcosa di questo genere: Signore, io avrei bisogno di essere perdonato, ma tu non perdonarmi perché io non ho perdonato gli altri. Notavo che questo versetto 12, no, è messo subito prima il versetto che dice non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male, e poi Gesù ritorna di nuovo a parlare del perdono. Ecco, non perdonare e non riconoscere i propri peccati può essere una tentazione, può essere anche un qualcosa che il male usa per tenerci legati a lui e non liberi per servire il Signore. Certo, ma se oggi c'è mancanza di pane, e quindi traduciamo in un linguaggio più generale, se oggi molti non hanno come lavorare, non hanno un lavoro, non hanno come mantenere la famiglia, se abbiamo paura della vita, se dobbiamo sottostare a soprusi, a ingiustizie di ogni tipo, tutto questo c'è perché esiste il peccato. Il peccato è la lebbra che corrompe l'organismo della nostra vita e della vita del mondo. E per questo Gesù include il superamento del peccato e ci invita a farlo in un atteggiamento di umiltà, perché il peccato può essere debolezza, ma nella gran parte dei casi il peccato è presunzione, è orgoglio, desiderio di potere, di dominio, di indifferenza verso gli altri. Se il mondo soffre è per questo, e l'unico rimedio è prendere un atteggiamento diverso, che è quello dell'umiltà, quello della dipendenza, quello della solidarietà e del sostegno reciproco. Se io questo non lo capisco, io non ho capito Dio e non ho capito il mio rapporto con Dio e non ho capito il mio rapporto con gli altri. E per questo la questione del perdono, che non solo noi chiediamo ma che dobbiamo dare, è l'unica questione sollevata nel Padre Nostro che poi Gesù riprende, come tu fai notare, una volta finita la recitazione della preghiera del Padre Nostro. Cioè, dopo queste parole, rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori, il Padre Nostro continua ancora. Quando finisce, Gesù commenta quel brano, ed è l'unico brano che commenta quello del perdono degli altri, dicendo: se, perché se voi non avete perdonato i vostri debitori, neppure potete pretendere che il vostro Padre Celeste perdoni voi. Quindi Gesù attribuisce una particolare importanza alla questione del perdono reciproco. Quando Dio ribadisce qualcosa è perché sa che l'uomo ha bisogno di mettere molta attenzione. Da questo possono scaturire benedizioni o possono scaturire invece maledizioni, nel senso che non riceviamo appunto quella grazia di Dio perché il male ha su di noi un potere a causa della nostra incapacità e volontà a perdonare gli altri. Certo, questo è tutto, come dire, è un pacchetto unico. Io vorrei far notare una cosa, cioè anche per spiegare la mia lettura del Padre Nostro. Io so che la preghiera ha anche degli elementi di richiesta, no? Io chiedo al Signore: venga il tuo regno, ho bisogno di vivere in un mondo migliore. Signore, dammi pane quotidiano,
ho bisogno di nutrirmi, altrimenti non posso vivere. Signore, perdona i miei peccati, io so di essere mancante, ho bisogno della tua misericordia. Sono richieste, no? Però la questione del perdono ci fa vedere che le richieste che noi facciamo al Signore debbono essere incluse, comprese alla luce di una filosofia della vita, che è: se io veramente chiedo queste cose al mio padre è perché mio padre è il riferimento fondamentale della mia vita, e le cose che chiedo a lui di fare le chiedo perché sono buone, ma sono buone non solo per me, ma sono buone per tutti, perché questo padre non è solo padre mio, è padre nostro. Per cui, come io chiedo di essere perdonato, perché il perdono è essenziale alla vita, per lo stesso motivo io devo essere disposto a perdonare agli altri. E allora c'è, cioè, quello che è buono che Dio faccia per me, è buono che io lo faccia per gli altri, perché mio padre è l'esempio per me. E il Padre nostro diventa l'esempio di un modo di vedere la vita. Allora questo principio lo devo applicare a tutto. Dacci il nostro pane quotidiano significa: Signore, se io ritengo che sia bello e buono che tu dia a me del pane, allora quando io il pane ce l'ho, è bello e buono che io lo condivida con gli altri. Signore, aiutami a diventare centro di distribuzione della tua benedizione. Signore, guarisci me, io sono. Ricordati che ci sono gli altri che sono malati, direbbe Gesù, anzi lo dice: vai a trovarli in ospedale, lotta per una sanità migliore, potremmo dire, cerca di fare qualche cosa per questo mondo. Cioè, non vivere il tuo rapporto con Dio solo come un rapporto di interesse a tuo uso e consumo, ma riconosci in Dio l'esempio di ciò che significa vivere una vita bella, una vita buona, e vivela tu stessa, tu stesso, tu stessa, se è una donna che prega, no? Ed è in quest'ottica che stiamo leggendo il Padre Nostro, come atteggiamento sincero di desiderio di lodare Dio e la vita che ci dà, e desiderio sincero di amare il nostro prossimo con assoluta umiltà e misericordia verso tutti. Giovanni, pensi che la frase dell'Apostolo Paolo contenuta nel capitolo 4 della lettera di Efesini al versetto 26 in qualche maniera possa collegarsi? Ora ti leggo un po' il testo. Adiratevi, non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio. Il tenere il cruccio, quindi il tenere un po' il rancore, no, verso le persone, ecco, può diventare conseguenza di peccato. E infatti lui dice: il sole non tramonti, cioè non fate in modo che passino giorni, ma prima che passi il giorno cercate di chiarire con la persona, non tenete questo rancore e quindi questo non perdono. Potremmo collegarlo a queste parole, certo, di Gesù? Ma nel Vangelo tutto è collegato. Non si può accettare un pezzo del Vangelo rifiutando un altro pezzo. Perché il Vangelo è Dio, e io non posso accettare un pezzo di Dio, lo devo accettare tutto o lo respingo tutto. Allora, il concetto di base è sempre quello: tu vivi una vita in cui tu hai bisogno, tu non sei autosufficiente, e non lo sei né fisicamente, né economicamente, né socialmente, né spiritualmente. Tu hai bisogno dell'aiuto di Dio. Ricordati che anche gli altri hanno bisogno. L'amore che chiedi per te, offrilo anche agli altri. Ora, è vero, la vita è difficile. Questa preghiera non è questa preghiera, Padre nostro, gli angeli non hanno bisogno di recitarla. Questa preghiera è offerta a delle persone che vivono nelle difficoltà, che vivono al di fuori del regno di Dio. Gli angeli sono già nel regno di Dio. Gli angeli non hanno bisogno di pregare sia santificato il tuo nome, perché già tutti lo santificano. Gli angeli non hanno bisogno di dirci: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché hanno una vita superabbondante. E gli angeli non hanno bisogno di dire: perdoni i nostri peccati, perché non peccano,
e quindi non hanno bisogno di perdonare ad altri angeli, perché neppure gli altri angeli peccano né contro Dio né verso di loro. Loro già vivono nel mondo della perfezione. Noi viviamo in un mondo difficile. La preghiera, questa preghiera del Padre nostro, è la nostra preghiera, e in questa preghiera c'è la nostra difficoltà, ma c'è anche la difficoltà del mondo, c'è la difficoltà del nostro prossimo. Allora non vivere la tua vita contro gli altri. L'Apostolo Paolo dirà: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, il nostro combattimento è contro il principio del male. Per instaurare un nuovo atteggiamento, una nuova comprensione, in cui l'altro, il mio fratello, ci ho potuto anche litigare, ma questo litigio, questa incomprensione non può e non deve distruggere il mio atteggiamento di benevolenza verso di lui. Vai a cercare il tuo fratello che ha peccato contro di te, dice Gesù. Non dice soltanto vai a cercare il fratello contro il quale tu hai peccato, perché diventa un tuo dovere. No, tu vai a cercare anche il fratello che pensi che abbia peccato contro di te, perché questo è l'amore, questa è la misericordia. Cerca di far capire che l'amore di Dio può riempire la sua vita e può arricchirla come ha arricchito la tua. Dai all'altro quello che tu hai ricevuto. Ed è solo se tu hai questo desiderio di misericordia verso tutti che allora puoi dire Padre nostro che sei nei cieli, altrimenti non puoi pregare il Padre nostro. Noi non siamo nella perfezione, noi non siamo perfetti, è una lotta fare questo, ma è una lotta che possiamo vincere con l'aiuto di Dio. Ed è interessante che appunto nel Padre nostro, come tu stai ben dicendo, ecco, c'è sempre questa visione rivolta non al, solo a me, al singolo, ma a me come facente parte di una famiglia. Quindi non posso essere felice, quindi chiedere solo per me di stare bene, di avere il cibo, di avere, ecco, il perdono, ma siccome io faccio parte di una famiglia, ecco, chiedere questo anche per gli altri, essere io anche autrice di questo, perché se Dio mi dà abbondanza di cibo, ecco, io sono autrice di condividere quel cibo anche con gli altri. Quindi il perdono Dio me lo dà e io lo do agli altri. Lo condividi con gli altri. Cioè noi, Dio diventa la luce che noi riflettiamo. Dovremmo essere veramente neri, neri, più neri della lava dell'Etna sulla quale viviamo, per non riflettere la luce di Dio. Ma noi non siamo una lava nera, noi siamo uno specchio, come Gesù dice: risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Ma questa luce non è la luce che nasce da dentro di noi, è la luce che riceviamo dal Padre Celeste. Grazie Giovanni per quest'altra parte del Padre Nostro, poi ecco la prossima volta andremo all'ultima parte, che è anche molto molto interessante. Quindi facciamo, ecco, del Padre Nostro una riflessione, quindi non solo una recitazione, ma una riflessione parola per parola, per comprendere quanto Dio ci ama e come ci vede parte di una famiglia. Quindi il cristianesimo non è una religione di individualista o egoista, ma una religione, un modo di incontrarsi con Dio in cui, ecco, si cerca di poterlo fare insieme agli altri, non da soli. Quindi questo è molto importante, non chiudiamoci noi stessi, abbiamo bisogno di condividere il nostro amore e quello che il Signore ci ha dato, condividerlo con gli altri. Buona giornata. Grazie. Buona giornata, alla prossima. Is like the Lord. There is no one who is like the Lord. He is. Abbiamo trasmesso il programma Le Sacre Scritture, un messaggio antico per l'uomo moderno. There